L'andata terminò 3-0 per il Nardò e il ritorno conferma la forza dei Granata con due gol e rete salentina inviolata anche nella gara in casa. I minuti della gioia sono il 25esimo del primo tempo e il 23esimo della ripresa. Il primo lo sigla Montinaro su un'azione simile a quella già tentata all'ottavo minuto, ma questa volta il tandem con Palmisano permette la prima rete. Alla ripresa, quasi a metà esatta del secondo tempo, il raddoppio di Capitan Vicedomini definisce senza se e senza ma la vittoria totale sia sul campo che nell'aver conquistato la Serie D dopo la radiazione dello scorso anno. Merito di questa promozione a tutto il gruppo, dal presidente Fanuli a mister Ragno, per riunirsi insieme agli 11 che di domenica in domenica da novembre hanno permesso la realizzazione del sogno. Nardò invasa per tutta la notte non solo dagli oltre 6.000 tifosi accorsi allo stadio Giovanni Paolo II, ma da tutta la città emozionata e felice del risultato. Il presidente Fanuli spera di poter riconfermare il protagonista di questa promozione, ma mister Ragno, pure entusiasta per l'esperienza dopo la delusione con l'Andria, rimanda alla moglie la scelta per un'eventuale riconferma al timone del Nardò.